Siamo con il candidato sindaco di Venaria, Fabio Giulivi, comodamente seduti a casa nostra per quattro chiacchiere su questa bruttissima emergenza che sta colpendo l'intera nazione. Le elezioni sono sicuramente state rinviate a data da destinarsi, Fabio. Sì, non abbiamo ancora una data precisa, ma verosimilmente potrebbero essere spostate nel prossimo autunno, tra ottobre e novembre, insomma. Ecco, Fabio, 38 anni, tu sei funzionario all'Ordine degli Architetti. Com'è cambiata la tua vita, come tutta quella dei venariesi, in questi mesi? Stai lavorando da casa? Sì, devo dire che si è rivoluzionata totalmente. Sono in smart working, quindi devo dire che abbiamo fatto anche uno sforzo dal punto di vista lavorativo per riuscire a dare continuità al servizio pur rimanendo in casa. E quindi, insomma, abbiamo dovuto inventare anche nuove procedure che potrebbero essere utili anche per il futuro. Poi, naturalmente, c'è la gestione dei bimbi che sono a casa, quindi la didattica che anche loro devono seguire con la scuola. Quindi, insomma, si è rivoluzionata totalmente la quotidianità con, insomma, tutte le misure previste dall'emergenza. Insomma, il fatto di dover rimanere a casa cercando di dare una parvenza di normalità ad una situazione che normale non è. Ecco, tu hai due bambini piccoli, come avete affrontato con loro questa emergenza? Cosa gli hai raccontato? Gli abbiamo spiegato quello che stava capitando, quindi la necessità di dover rimanere in casa, di non poter vedere i loro amici, di non poter uscire, andare a giocare a pallone, a fare allenamento, a fare sport, andare in casa dei loro amichetti, ma soprattutto la possibilità di non andare a scuola. E quindi all'inizio loro l'hanno vista come una vacanza, dopodiché hanno capito anche loro la pesantezza di questa situazione e in effetti non vedono l'ora di potersi collegare anche con questi nuovi strumenti di didattica online, con le loro maestre, con i loro compagnetti, per riuscire almeno dal punto di vista virtuale ad avere una continuità e questo è molto importante. Devo dire che hanno fatto uno scatto in avanti per quanto riguarda l'uso dell'informatica. Anche il bimbo più piccolo che ha 6 anni, sta facendo prima elementare, oggi è in grado di scrivere su un documento Word, che era impensabile fino a qualche tempo fa. Quindi devo dire, nell'emergenza possiamo cercare di apprezzare questi sforzi che tutti stiamo facendo per riuscire a dare continuità al lavoro o anche all'attività didattica. Avete sospeso la campagna, giustamente la campagna elettorale, ma la situazione venariese, come la state vivendo? Abbiamo sospeso qualsiasi iniziativa pubblica, ma non abbiamo smesso di occuparci di Venaria, questo ci tengo a precisarlo. E abbiamo formato più volte delle proposte all'attuale commissaria perché ci sentiamo di farci parte attiva della nostra comunità venariese. La politica non può mettere il cervello nel congelatore, la politica deve rispettare il lavoro che sta facendo la commissaria, il segretario generale, i dipendenti, i funzionari del comune, ma deve anche essere propositiva. Anche vedendo quello che capita nei comuni vicino al nostro, comuni del tipo Venaria, penso Settimo, penso Rivoli, Grugliasco, Collegno, e quindi cerchiamo di avere una funzione di stimolo all'attuale amministrazione guidata dalla commissaria per cercare di dare delle risposte a quello che si aspettano le famiglie, le imprese commerciali e tutto il tessuto, insomma, comunitario, cittadino che sta soffrendo questa situazione, non solo dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista economico, senza toccare naturalmente l'aspetto sanitario che è drammatico e che a me personalmente ha toccato anche nella famiglia, purtroppo. Venaria sta reagendo bene, sta praticamente chiusa in casa, sono pochissime le persone che stanno uscendo. Sì, devo dire che finalmente nel proseguo delle giornate c'è stata consapevolezza di quello che stava capitando, anche grazie al lavoro della polizia municipale che è passata insomma per le strade con un microfono, con scene che forse abbiamo visto solo nei film post bellici o post emergenza nucleare. Quindi devo dire che i cittadini stanno acquisendo consapevolezza del rischio che si corre e stanno mantenendo un comportamento molto serio rispettando quello
quelle che sono le ordinanze o mantenendo anche le classiche file da fare, ad esempio fuori dai mini market per fare la spesa. Quindi speriamo che questi comportamenti responsabili possano dare i loro frutti, attenuando pian piano la curva dei contagi. Infatti stiamo ritornando ai racconti che ci facevano i nostri nonni di quando ci raccontavano che per andare a comprare il pane bisognava fare le code. Stiamo ritornando indietro. Sì, sicuramente si stanno vedendo scene che la nostra generazione, soprattutto, che è stata molto fortunata dal punto di vista di eventi sociopolitici, la nostra generazione, parlo di quella dei quarantenni, cinquantenni, non ha vissuto i traumi che magari i nostri nonni hanno vissuto con la guerra, con la costruzione del post-guerra. E quindi devo dire che queste misure di distanziamento sociale, queste privazione della libertà che la legge impone, costringono comunque ad una riflessione che fa riscoprire, insomma, tutta una serie di valori di tempi diversi. Quello che dico sempre è che prima non riuscivamo a fare un sacco di cose perché dicevamo quanto era breve la giornata. Oggi abbiamo il problema inverso, la giornata è molto lunga e quindi riusciamo a riacquisire determinati tempi. Il problema è, ripeto, oltre all'aspetto sanitario, quello economico. Io, Fabio, sono terrorizzato di quello che potrà capitare se le misure previste dal governo e a cascata dai vari enti locali non entreranno subito in circolo, perché il rischio concreto è che, terminata l'emergenza sanitaria, ci sia una seconda emergenza economica, forse ancora più drammatica. Ecco, l'emergenza sanitaria ci ha colti impreparati. Ci auguriamo che l'emergenza economica ci faccia un attimino pensare a una ricostruzione futura in tempi brevi. Sì, guarda, io da questo punto di vista, come ti dicevo prima, ho voluto inoltrare alla commissaria delle richieste molto precise per dare delle risposte immediate alla città. Noi eravamo partiti dal discorso della sanificazione, che ritenevamo comunque importante, di strade mancorrenti, fermate, ma anche altre misure che potevano dare una risposta concreta, insomma. Alcune sono state raccolte, altre purtroppo no, ma contiamo che nei prossimi provvedimenti del comune si possa, da questo punto di vista, dar seguito. Penso allo spostamento dell'IMU, Fabio, e di tutte quelle altre imposte comunali che pesano, la Tari, la raccolta rifiuti, la TOSAP. Ci sono degli esercizi commerciali a Venaria che si trovano a dover pagare 4-5 mila euro solo di tassa rifiuti, pur non producendola, e 5-6 mila euro di TOSAP e tassa sui dehors. Bene invece la sospensione poi degli asili pubblici, di quelle rette, delle famiglie che non potevano utilizzarle. E poi un'altra cosa che speravamo era una distribuzione dei dispositivi sanitari a quegli esercizi commerciali che sono costretti a rimanere aperti e che erano ancora sprovvisti. C'è un grande problema di approvvigionamento di dispositivi sanitari e secondo noi l'ente locale, il comune, deve in qualche modo favorire questo approvvigionamento. Terminiamo qua la nostra chiacchierata e vogliamo lanciare un appello ai nostri cittadini a rimanere a casa. Assolutamente, io invito tutti a rispettare in maniera rigorosa queste misure, perché prima riusciremo ad allentare la curva del contagio e prima potremo tornare alla vita normale. E non sarà più una vita comunque come quella pre-Covid-19, sicuramente cambierà la nostra vita, il nostro modo di incontro sociale, ma l'unico modo per tornare ad una parvenza di normalità è quella di attenersi rigorosamente, scrupolosamente a ciò che prevedono le misure governative. Grazie Fabio Giulivi. Grazie a Fabio, grazie a tutta la redazione.